mia voce roca, ma sono mali di stagione. Ieri avevo temuto di non riuscire se non a gesti, oggi ho migliorata un po'. Io sono lieto, diciamo, di darvi il benvenuto qui da noi, questa sala che noi chiamiamo l'economico, perché come vedete c'è una parte dell'archivio Caetani, la parte relativa proprio ai mastri e alle giustificazioni, e che usiamo per convegni organizzati, ospitati da noi, e sono lieto di accogliervi qui perché l'iniziativa è un'iniziativa molto bella e vede, diciamo, ed è organizzata da persone vicine alla fondazione, dalla professoressa Sapori, Giovanna Sapori è legata a noi, noi siamo legati, abbiamo fatto varie cose con l'Università di Roma 3, abbiamo qui la dottoressa Iorelle e la dottoressa Nocchi, che sono un po', diciamo, sono di casa come ex borsiste Caetani, e quindi tanto più siamo lieti che un convegno che organizzato in questo modo, dopo la brillante inizio che avete avuto ieri all'Accademia di San Luca, prosegua e si concluda oggi qui alla Fondazione Caetani. Io non voglio far perdere tempo ai lavori, auguro una giornata proficua e che passeremo insieme, e passo la parola alle nostre amiche. Prima di tutto vorrei ringraziare la Fondazione Caetani, che oggi ci ospita e che ha sostenuto fin da subito la nostra iniziativa. La Fondazione elargisce ogni anno una borsa di dottorato per il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma 3, una borsa di cui abbiamo potuto soffrire anche io e Giovanni, e sostiene da sempre le ricerche inerenti ai temi trattati in queste due giornate da noi studiosi. Quindi la ringrazio sempre per il sostegno che ci dà nelle nostre ricerche. Ed esempio primo è anche la monografia di Giovanna su Giovan Battista Della Porta, edita con la collana Arte, Archeologia e Storia Urbana, curata dalla professoressa Sapori. Vorrei ringraziare anche la professoressa Sapori, che da sempre sostiene e ci stimola a proseguire le nostre ricerche sulla scultura del secondo Cinquecento, e che ha sempre fatto anche da collante, diciamo, da tramite tra di noi per sostenere questi studi. Ringrazio ancora l'Accademia di San Luca, che ieri ci ha ospitato e che oggi ci fornisce gli strumenti per proseguire anche le riprese del convegno, e ancora una volta l'Università di Roma 3, che comunque ha sempre sostenuto queste ricerche, e professor Merluzzi, che ieri era presente ai saluti iniziali, appunto ricordando la giornata del 2008, che è un po', diciamo, l'inizio di queste ricerche. Un ringraziamento va infine ai nostri sponsor, Giovanni Bradesi, l'antiquario che appunto da sempre ha mostrato grande sensibilità per questi temi, anche un dialogo, diciamo, una collaborazione con noi studiosi. La Fondazione Dino ed Ernesto Santarelli, l'Associazione Metamorfosi e la rivista Arte Magazine da loro curata. Grazie Livia. E dunque riprendiamo un po' il discorso portato ieri. Sono emersi tantissimi nodi tematici, si è parlato dei cantieri, quindi anche delle maestranze, dell'organizzazione di queste maestranze. Dunque è giusto parlare di società, di artisti e di gerarchie all'interno di questa società, piuttosto che del singolo, diciamo, della singola personalità artistica. Abbiamo persino citato il discorso sui trasporti, diciamo,
dei costi anche dei trasporti nel passaggio delle opere. Abbiamo visto casi di manomissioni e di stravolgimenti di monumenti anche l'importante rapporto con l'antico. In alcuni casi un rapporto che si spezza completamente oppure che appunto sopravvive e come, come l'esempio dei crocifissi di Guglielmo della Porta, nel secondo Cinquecento invece si impongono anche dei modelli completamente nuovi che avranno poi una larghissima diffusione su ampia scala. Sono emersi anche problemi sulla formazione di alcuni artisti più noti come Giulio Mazzoni, appunto che rimane ancora complesso l'analisi del catalogo come scultore, o meno noti come Domenico Fontana da Moggio, quindi anche lì c'è un problema che riguardava soprattutto la formazione in primi anni. E poi questo diciamo, è un problema molto più ampio che generale, tutto riguarda diciamo, anche noi storici dell'arte, cioè la questione dell'attribuzionismo, quindi attribuzioni basate solamente su documenti oppure su letture stilistiche, e quando questi due binari camminano insieme o quando si scontrano completamente, forse anche oggi avremo degli esempi in questo senso. La giornata di oggi è strutturata pensando diciamo, a delle sessioni che hanno raggruppato questi interventi, che devo dire sono stati interventi tutti spontanei, non abbiamo agli organizzatori chiesto un intervento mirato da uno studioso, e almeno ieri sono emersi qui tantissimi novità, tanti inediti, credo ce ne saranno anche oggi. La prima sessione riguarda un tema cruciale per questi scultori, che è il tema del restauro. Molti di questi scultori erano restauratori, si cimentavano nel restauro, e vedremo poi quest'arte intesa da Cellini come arte da ciabattini, vedremo l'intervento di Forlotti che magari restituirà invece un'idea diversa di quella che appunto è questo tipo di lavoro per gli scultori del Cinquecento. La sessione invece è sul ritratto e credo sia un campo interessante perché Roma conserva tantissimi ritratti del 1500, bellissimi ancora, comunque anche le fonti bellissime, ancora completamente ignoti, di cui appunto non si conoscono gli autori e forse non sono nemmeno stati tanto studiati, e credo che finalmente con qualche scultore riusciremo a capirne meglio la città artistica, avendo recuperato qualche opera che appunto è certa, e quindi abbiamo almeno qualche, iniziamo ad avere qualche catalogo. E infine presenteremo la sessione su un Bombicino, perché appunto curiosamente quattro degli interventi sono stati si sono avvicinati e poi sono poi arrivati verso questo caso di studio emblematico. Io non mi dilungo e vi invito moderatore della prima sessione Pietro Petraroia e la dottoressa Forlotti, e vi auguro una piacevole prosecuzione. Bene, lasciarvi, ci tengo a portarvi anche il saluto e l'augurio di buon lavoro di Bruno Toscano che ha presieduto la fondazione fino a due mesi fa, che sarebbe dovuto essere qui per preparare l'ultima tranche della discussione, purtroppo è preso da male di stagione, da una brutta influenza, e quindi non è potuto venire da Spoleto, ma vi mandava il saluto e l'augurio di buon lavoro più caloroso. Grazie a tutti, grazie di essere qui, anche io unisco a quelli già fatti i miei ringraziamenti all'Accademia di San Luca e alla Fondazione Gaetani.
e poi consentitemi in particolare a chi ha avuto l'idea e ha sostenuto il peso organizzativo di questo convegno che è in gestazione da moltissimi anni. Saluto la prima relatrice che è già seduta anche al tavolo, la dottoressa Barbara Furlotti, di cui diremo tra poco. Perché prima ancora di introdurre questa sessione vorrei chiedere a Lothar Sicker se vuole completare, se vuole completare con le notazioni che mi erano state preannunciate quanto è stato detto probabilmente nei lavori di ieri. Prego. Scusate, solo un breve epilogo alla nostra relazione di ieri. Ieri la gente ha giustamente fatto riferimento alla pubblicazione di Enrico Ballato sulla questa roba di Ferdinand Pesano, che è dato in parte di San Marco, e opera di questo Giovanni Marchese, di cui abbiamo parlato ieri e che è stato caricato dal Corriere anche da tarda in Sant'Agostino. Ho controllato questa pubblicazione durante questa piccola ricerca che ho fatto, è emerso anche, mi sono imbattuto nella pubblicazione di Mauro Tivani del 2010. In realtà non è l'unica opera esistente di Giovanni Marchese qui a Roma. Da questa pubblicazione è venuto fuori che già nel 560 Giovanni Marchese era l'autore di un'altra opera importante che si trova a Milano, proprio l'altare Medici Borromeo nel Duomo di Milano, stimato poi da Daniele da Volterra, che 2300 scudi, naturalmente sono due opere che hanno un stile simile, volevo solo segnalare questo, naturalmente siamo con 2300 scudi, siamo contati da questo budget da Commissione Cataneo di 110 scudi, ma comunque sarà a questo punto naturalmente da riflettere un pochino se resta, abbiamo detto ieri, se alcuni di questi marmi che parte dell'altare Cataneo in realtà sono rimasti, sono stati trasferiti anche nell'altare della Cappella Cassari, e volevo solo aggiungere queste cose. Grazie per l'attenzione. Grazie ancora per questa ulteriore notazione e arricchimento che, se ce ne fosse mai bisogno, riconferma l'importanza della strettissima relazione che non è solo operativa ma è anche di artisti, di committenti tra Milano e Roma, un tema che ho visto con grande piacere crescere anche nelle relazioni di ieri. E volevo dirvi che la sessione di stamattina è probabilmente ridotta nel numero degli interventi rispetto a quella che è l'importanza, anche dal punto di vista personale, della questione del restauro delle sculture antiche in questo periodo, che forse tutti noi abbiamo presente anche nel suo scenario generale, ma voglio ricordare la notazione di Wikipedia, mi perdonerete. Ci troviamo in un momento in cui, in fin dei conti, Roma è al centro di un processo internazionale che ha visto episodi di enorme portata, come il sacco di Roma, la conclusione del Concilio di Trento e la battaglia di Lepanto. E c'è evidentemente una esigenza di ridisegno anche del senso della città che si esprime in questa committenza così intensa, così densa anche di motivi comunicativi e pertanto vorrei dire anche di ricerca iconografica ed espressiva, e questo grande bisogno trascina la necessità di quel modo di operare di cui ieri non sono intervento parlava Mauro Natale, che ringrazio, sottolineando come lo stile lombardo è uno stile di lavoro ed è uno stile di organizzazione del lavoro, e che però in questo contesto diventa anche molto difficile, diventa uno stile di committenza, diventa uno stile, vorrei dire persino di tutto. Allora, da questo punto di vista, proprio così in introduzione, vorrei segnalare l'importanza che ha avuto evidentemente il ridisegno stesso della città, il lavoro di restauro, cui parleremo con riferimento a sculture, quindi a oggetti potenzialmente mobili o comunque di una dimensione controllabile con il sguardo,
in realtà è parte di una sorta di progetto di restauro complessivo che si conduce sulla società, anzitutto, sulle coscienze, che si conduce quindi anche sulla civitas e sull'unis. E di questo evidentemente facciamo memoria implicitamente in ogni nostro intervento in questo straordinario convegno, ma è utile anche, secondo me, esplicitarlo. Non c'è soltanto un problema quindi di reinterpretazione dell'antico, c'è un problema di reinterpretazione del ruolo della città, della universitas cristiana e quindi di conseguenza anche dell'organizzazione del papato. E da questo punto di vista un episodio interessante che non mi sembra finora riecheggiato nelle relazioni del convegno in qualche modo di ascoltare è proprio la riconsacrazione della città, il trasferimento all'interno della città dalle catacombe del culto di Pietro e Paolo. Pietro e Paolo sono costantemente associati, come ben sappiamo, nella storia della geografia di Roma dal tardo antico, e il trasferimento di questo culto avviene trasformando la colonna Traiana e la colonna Antonina, che vengono sottoposti a un esorcismo di cui rimane disponibile a stampa ancora la procedura, il testo preciso di esercizio liturgico proprio. La riconsegrazione delle colonne Traiana e Antonina le trasforma da pagane in cristiane, e le colonne stesse lo raccontano nelle iscrizioni che portano sul loro basamento con lo stile della Proposupera. Triunfaris et sacra, nunc summa, e così continua l'iscrizione sotto l'Antonina a raccontare come è diventata la pagana cristiana. E per questo, come sappiamo, Cristiana viene, riceve la famosa patente per togliere dalle antiche chiese di Roma le porte bronze che ancora sopravvivevano, fonderle e con queste produrre le statue di San Pietro sulla colonna Traiana, di San Paolo sulla colonna Antonina, evitando che i pellegrini dovessero diffondersi fuori della città, che era un territorio poi infestato da briganti per i quali Sisto Quinto ha molto lottato, e quindi riconducendo la dimensione religiosa nella dimensione sociale e di conseguenza in quella urbanistica. Ma questo non è un intervento di restauro da quel punto di vista, praticamente è un intervento di risignificazione. Il restauro è quasi lo strumento della risignificazione della città, che si completa con l'intervento sugli obelischi, che altro non sono se non i segnacoli del percorso verso una civitas hominum che diventa civitas dei, e che evidentemente va a disegnare i vertici della stella, questa Roma in siteris che proprio Sisto Quinto ridisegna e che dà un nuovo tracciato alla città. Quindi in qualche modo io vedo una forte coerenza tra il ridisegno teologico, il ridisegno pastorale, il ridisegno civico e anche dell'organizzazione persino della sicurezza, vorrei dire, nel caso di Sisto Quinto in particolare. Oggi si userebbe una brutta parola, però adesso la dico, scusate, siete tutti quasi seduti, il rebranding della città di Roma in una prospettiva che evidentemente era coerente con la riaffermazione della cristianità nella persona del Papa tra evidentemente la fine del Concilio di Trento e l'anno santo 1600. Quindi tra colonne e obelischi c'è un dialogo che va riletto insieme alla sistemazione del Campidoglio, insieme anche alla riconsiderazione per esempio dei cosiddetti trofei di Mario, del Castello Macque di Piazza Vittorio, che certamente è pensato come un riferimento anche per la Fontana del Mosè che ieri ci è stata illustrata. E se poi prendiamo un binocolo, oppure se qualcuno di noi è un po' presbite e non ne ha bisogno, e andiamo a guardare da vicino la Fontana del Mosè, magari cogliendo l'occasione di una delle sue puliture, perché periodicamente torna nera come il carbone, come sapete, beh, ci accorgiamo che lì è cambiato il modo di fare scultura. Mentre la scultura in marmo siamo stati abituati a pensarla in una prospettiva neoplatonica e michelangiolesca come un'arte per togliere, lì troviamo che la scultura è fatta invece per mettere, perché quella scultura è realizzata con una miriade di frammenti di marmo presi, come sappiamo, nelle terme indonesiane, chissà da dove altro, e ricomposti a comporre quell'immagine il cui modello abbiamo sentito ieri era stato diciamo con grande abilità realizzato
è chiaro che esiste una relazione molto libera, ma anche un disegno molto preciso rispetto al quale l'intervento di Restauro, che si tratti della città, delle coscienze, della comunità, degli eserciti o anche delle sculture, è una dimensione di ciò che oggi chiameremo forse impropriamente anche l'arredo urbano. Per noi l'idea di arredo è l'idea di qualcosa di complementare. Lì invece, in questo contesto, nel 1500, ma così poi non sarà forse nel barocco e in tante altre epoche precedenti e successive, ecco, questo intervento è invece proprio un fortissimo intervento di risignificazione. E allora è con questa logica larga che vi invito ad ascoltare non solo la prima relazione di questa sessione, ma anche le seguenti, perché in fin dei conti abbiamo a che fare con la riscoperta, se proprio attraverso il restauro, del senso complessivo di molte operazioni. Chissà che non sia stata proprio la vicinanza dei marmi, della Traiana e dell'Antonina a aver ridisegnato, come posso dire, la matrice di composizione di scene, di storia e celebrative che vediamo poi riprese in una serie di bassorilievi, di storie, a segnare quella nuova storia cristiana che in fin dei conti poi proprio in questo periodo il Cesare Baronio avrebbe tradotto evidentemente nella storia ecclesiastica. Ecco, tenere troppo separato il contesto storico da quello artistico, vero Presidente, lo dicevamo prima, è forse un'occasione perduta. E quindi con particolare interesse vi preparo ad ascoltare, invito tutti voi a farlo, la relazione della dottoressa Barbara Furlotti, che certo conoscete per i suoi studi e che si è occupata in un certo senso anche di tematiche trasversali attraverso la storia del collezionismo, la ricerca anche della mobilità delle opere d'arte e poi quella dimensione estremamente trasversale che è il commercio e quindi la dimensione di scambio che in un contesto non ancora irregimentato della società moderna è in realtà la rete relazionale attraverso la quale molte cose succedono nello scambio di informazioni e suggestioni a Roma. Non aggiungo altro sulla sua biografia, che è comunque a vostra disposizione, lassù a sinistra, a vostra destra, sopra i cassetti, potete ritirare i profili biografici dei relatori. Grazie a tutti per la parola. Tengo in parole, ha detto molto meglio di quanto di solito faccio io, quello di cui mi occupo. Grazie anche per l'invito a questo convegno, vorrei precisare che proprio non è un'invitazione diplomatica, essendo una storica del collezionismo e non un esperto della scultura, del romano, della scultura del Cinquecento, ma essendomi occupata di tutti gli argomenti di scultura tangenzialmente per i miei interessi nel commercio di a Roma nel 1800, ieri ho veramente imparato tantissimo, ci sono tante relazioni che hanno stimolato tante idee e mi rendo conto che questo mi aiuterà a alla città quindi è stato veramente molto utile. Scusate, mi sentite meglio così? E quindi per quanto mi sarà possibile cercherò di fare riferimento a qualcuna delle relazioni che ieri abbiamo sentito. Sì, sentite meglio così? Sì. Dunque, quindi la mia relazione oggi riguarda la figura dei restauratori di antichità nella seconda metà del Cinquecento, come venivano percepiti e certe dinamiche di lavoro. Ovviamente è un argomento molto ampio, quindi dunque, il rattoppare le statue è arte dei certi ciabattini, i quali la fanno assai malamente. Queste sono le parole taglienti di Benvenuto Cellini, che nella sua autobiografia sembra negare, senza possibilità di appello, la valenza artistica degli interventi di restauro. La realtà, come sappiamo, è sempre sfumata, sempre quando si tratta, si ha a che fare con Cellini. Cellini stesso si dedicò, infatti, al restauro delle antichità, in qualche caso per accondiscendere i desideri del suo committente, cosa non più medici, in altri per interesse personale. Cellini racconta come Cosimo I si dilettasse ad esempio nel pulire i bronzi
i bronzetti etruschi portati alla luce nel 1553 in occasione anche del ritrovamento della chimera di Arezzo, mentre lo scultore aspettava il ben più oneroso compito di integrarne le parti mancanti. In almeno un caso però sappiamo che fu Cellini stesso a chiedere al Duca il permesso di restaurare un busto di marmo che al tempo si pensava un busto di marmo, marmo greco, che per usare le parole di Cellini era una figura di marmo greco ed è cosa meravigliosa. E cito le parole di Cellini perché in questo caso è proprio l'eccezionale qualità del frammento che giustificava agli occhi di Cellini ovviamente il suo desiderio di restaurarlo. Il risultato di questo intervento è noto. Cellini trasformò questo busto antico in un Ganimede con l'Aquila di Giove, non limitandosi quindi a rattoppare, come diceva lui, il frammento antico, bensì cimentandosi nella creazione di un nuovo soggetto in competizione con il maestro antico. E in questo caso ripensavo ieri sera alle figure loricate che ha presentato Arula e mi chiedo perché in quel caso noi non parliamo di restauro ma di riutilizzo, perché Cellini parla di restauro quando in realtà quello che fa è riutilizzare un busto antico per costruire qualcosa di nuovo. Quindi mi ha intrigato questa diversa attitudine nei confronti dell'utilizzo e del restauro. Il caso di Cellini costituisce, a mio parere, un esempio interessante delle attitudini contrastanti diffuse nella seconda metà del Cinquecento a proposito del valore artistico del restauro e più in generale della reputazione della figura del restauratore. Mentre Benvenuto Cellini chiamava i restauratori ciabattini, senza tuttavia disdegnare di cimentarsi nel restauro lui stesso, Giorgio Vasari, più o meno nello stesso periodo, elogiava invece uno scultore come Tommaso della Porta il Vecchio, proprio per le sue doti di imitatore dell'antico e anzi di falsificatore. Chi erano dunque i restauratori di antichità nella seconda metà del Cinquecento? Ciabattini, come diceva Cellini, o scultori di talento, come suggerisce Vasari? Devo dire che le immagini che voi vedrete sono, diciamo, illustrative, non sono specifiche per il mio intervento, che è più di carattere generale rispetto a quelli che avete ascoltato ieri. La seconda metà del Cinquecento vide una consistente crescita della domanda di restauro di antichità in risposta all'esponenziale diffusione del collezionismo antiquario e anche all'affermarsi del principio estetico secondo cui la bellezza risiede nella completezza e nella perfezione delle forme, o, per dirla con le parole di Vasari, hanno molta più grazia queste anticaglie in questa maniera restaurate che non hanno quei tronchi imperfetti e le membra senza capo e in altro modo difettose manche. A questo aumento della domanda di restauri corrispose, come succede sempre nella legge del mercato, un aumento anche dell'offerta, ovvero un aumento del numero di persone che si dedicavano al restauro. Tuttavia, quello che non successe fu la nascita, quello a cui non si assiste, è la nascita della figura del restauratore professionista in questo periodo, qualcosa che forse ci saremmo aspettati di vedere. La convenzione che il prestigio di uno scultore risiedesse principalmente nella sua produzione originale, ovvero nell'inventare piuttosto che nel rattoppare, come dice Cellini, fu sicuramente una delle cause di questa situazione. E ieri Tancredi giustamente accennava alle Viti de Baglione, in cui scultori appunto come Tommaso della Porta, Silla Longhi, Flaminio Vacca vengono un po' criticati proprio perché hanno prodotto poco di opere nuove mentre si sono dedicati un po' troppo al restauro, secondo me. Quindi questa idea va avanti anche nel Seicento. Un'altra cosa che secondo me un po' spiega questa situazione, se vogliamo, anomala rispetto appunto a quello che succede di solito nel mercato, è il fatto che l'attività di restauro da sola raramente rappresentava una sufficiente forma di sostentamento per uno scultore. Gli interventi di restauro erano infatti meno redditizi di una commissione ex novo, anche se spesso potevano richiedere un lungo periodo per essere portati a termine. Quindi nella seconda metà del Cinquecento chi si occupava di restauri lo faceva generalmente come attività secondaria rispetto a un'attività principale, più redditizia e possibilmente anche di maggior prestigio.
Capaci restauratori venivano per esempio non solo dalle file degli scultori, ma potevano venire dalle file dei medaglisti, degli incisori di cammei e degli orefici. Vorrei citarvi qui una compagnia, quella formata da Domenico Compagni e Ercole Basso. Domenico Compagni, soprannominato Domenico dei Cammei proprio per la sua abilità di incisore di gemme e di cammei, acquistò per esempio una certa fama proprio come restauratore di oggetti metallici, in particolare di monete antiche. Qui vedete un camion fatto realizzato per Cosimo I, era molto in relazione con la corte medicea. E a partire dagli anni 70 del Cinquecento, Compagni lavorò in società con questo signore che vedete alle mie spalle, Ercole Basso, un imprenditore bolognese, un mercante di oggetti di lusso di grande successo, non solo in Italia ma anche all'estero, in relazione ad esempio con la corte del Tirolo. E qui faccio un breve inciso rispetto a una cosa che ha nominato ieri Margherita, lei ha nominato le compagnie di impresa, io ho usato lo stesso termine, compagnia. Per quello che ho potuto vedere io, le compagnie di cui mi sono occupata io hanno più un fine commerciale. Lei parlava ieri del fatto che le compagnie servono per diciamo, i soci che si mettono insieme in compagnia lo fanno per allargare il loro carnet, se vogliamo, di commissioni. Nel mio caso le compagnie si formano, hanno due soci e sono per limitare i rischi di imprese invece. Il mercato antiquario è un mercato estremamente instabile, chi fornisce servizi, nel senso restauri, chi fornisce sculture si espone per centinaia di scudi, i collezionisti spesso, forti della loro posizione di essere persone altolocate, non pagano o pagano con un grandissimo ritardo e quindi diciamo, queste compagnie nascono proprio nel tentativo di limitare il pericolo di bancarotta. In questa compagnia formata da Basso e Domenico Compagni, la divisione dei ruoli tra i due soci era molto chiara. A Compagni, quindi all'incisore di gemme, spettava il compito di acquistare antichità sul mercato romano e di restaurarle. A Basso invece aspettava il compito di rivenderle attraverso una fitta rete di relazioni commerciali di cui godeva sia in Italia che all'estero. Un altro esempio mi piace citare, che è stato in parte già pubblicato da Bertolotti in realtà, è quello di un'altra compagnia formata da uno scultore, non da uno scultore di formazione, bensì da un altro orefice chiamato genericamente Vincenzo Mantovano, che aveva botteghe in via del Pellegrino, e intorno alla metà del Cinquecento Vincenzo Mantovano formò una società con il suo vicino di bottega, un capitano, chiamato Giuseppe Della Porta, che per quanto ne so non ha nessuna relazione familiare con i tanti Della Porta che abbiamo sentito nominare ieri. Anche in questo caso era Vincenzo, in quanto orefice e quindi dotato di una più raffinata manualità, nel senso estetico, che reperiva e restaurava opere antiche, a quanto pare anche guadagnandosi una certa stima tra i colleghi, ad esempio Tommaso Della Porta lo elogia per le sue qualità, mentre anche in questo caso Giuseppe, come nel caso di Ercole Basso, si occupava della parte diciamo, commerciale di Ercole. Tuttavia, ecco, benché abbiamo queste figure, se vogliamo, anomale di gente di restauratori che provengono da esperienze professionali diverse, sicuramente nella seconda metà del Cinquecento i restauratori più quotati e ricercati erano effettivamente gli scultori di professione. Questo purtroppo non rende più facile per noi valutarne le competenze, tracciarne il profilo professionale. Nella mia esperienza, carte d'archivio, disegni, stampe, fonti letterarie che ho consultato nel corso della mia ricerca sul mercato di antichità a Roma nel Cinquecento, e scusate se mi faccio un po' di pubblicità, ma speravo di portare il libro oggi, invece è proprio in stampa in queste settimane, e quindi niente, quindi non vi faccio vedere giusto la copertina per assicurarvi che c'è. Tutte queste fonti che ho appunto che ho avuto modo di consultare documentano abbondantissimamente direi la diffusione dei restauri e i nomi dei restauratori attivi a Roma in questo periodo. Tuttavia il problema
qual è? Che nel corso dei secoli gran parte di questi restauri cinquecenteschi sono stati alterati, rimossi, sostituiti da nuovi restauri in base a nuovi, più o meno moderni, criteri estetici, e quindi è estremamente raro per noi poter associare un intervento di restauro ai nomi che troviamo citati nelle fonti archivistiche e farlo con certezza. Ovviamente, cioè, inutile che ve lo dica, esistono famosissime eccezioni, alcuni però degli interventi di Guglielmo della Porta o di Giovan Battista Bianchi sui marmi della collezione farnese, per esempio, sono sopravvissuti ai massicci interventi di restauro e rirestauro della fine del Settecento, come ha dimostrato Gabriella Frisco. Ma questa, per la mia esperienza, è un'eccezione, non è certo la norma, ecco. Quindi in generale le fonti archivistiche, quello che io posso dire così brevemente, è che le fonti archivistiche suggeriscono che gli scultori si dedicavano al restauro soprattutto all'inizio della loro carriera, qualcosa che da tempo Jennifer Monto ha già notato per gli scultori del Seicento. Ovvero si dedicavano al restauro dell'antichità, al restauro dell'antichità come un'attività che permetteva loro di raccimolare intanto qualche soldo e nel contempo di allacciare rapporti con influenti clienti che avrebbero poi in futuro potuto assicurare loro le più lucrative commissioni. Racconta per esempio Vasari che volendo promuovere il giovane Jacopo Sansovino a Roma, Donato Bramante gli fece ottenere proprio un incarico di restauro per inserirlo nella corte di Giulio II. Generalmente, quindi, alla crescita della reputazione personale di uno scultore coincideva il progressivo abbandono dell'attività di restauro, comunque l'attività di restauro diventava sempre più limitata e veniva affidata agli aiuti di bottega. I documenti attestano inoltre che i restauratori potevano lavorare autonomamente oppure su commissione. Che cosa intendo con questo? Nel primo caso gli scultori, diciamo così, acquistavano loro stessi le opere antiche e le integravano, in modo da offrire a potenziali clienti figure già pronte per essere esposte, immagini, se volete, appetibili sia dal punto di vista estetico che da un punto di vista iconografico, pronte proprio per essere esposte. Nel secondo caso, invece, gli scultori lavoravano seguendo le richieste dei collezionisti e le istruzioni dei loro agenti. Qual era il beneficio di questo secondo modus operandi? In questo modo i clienti potevano richiedere un restauro, diciamo così, personalizzato, ovvero finalizzato a produrre opere che si sarebbero poi inserite perfettamente in contesti già caratterizzati iconograficamente, ad esempio un nuovo busto di imperatore che giusto colmava quel buco della sequenza iconografica degli imperatori o dei filosofi, o una figura di virtù che completava appunto un ciclo. In entrambi i casi, cioè comunque venissero i restauri, un modo proprio che ho trovato e visto da Paolo IV nel 1556 stabiliva che ogni intervento di restauro venisse riportato al commissario delle antichità o ai suoi ufficiali per il pagamento di 25 scudi di multa o possibili punizioni corporali. Pensando a quante sculture venivano restaurate al tempo, non mi stupisce il fatto che non aver mai trovato questa norma venisse applicata e venisse seguita. Quindi, per quanto ne so, c'è questa legge, ma non ho mai trovato una conferma del fatto che effettivamente venisse rispettata. Ora, per dare maggiore concretezza a queste affermazioni, mi rendo conto di carattere generale, vorrei soffermarmi su un caso specifico che mi è capitato di ricostruire un po' meglio nel corso appunto della mia ricerca sul mercato di antichità, ed è il caso dello scultore e restauratore Andrea Casella. Il suo nome compare molto di frequente in documenti della seconda metà del Cinquecento proprio come restauratore, ma quanto ne so, il suo profilo biografico è ancora assai fumoso, così come il catalogo delle sue opere. Non mi risulta infatti che esistano opere documentate sue originali, né in realtà restauri certi. E quanto Luca Siracusano ha mostrato quello spinario dicendo restauratore, giustamente
restaurato da Casella, sono sobbalzato sulla sedia, mi hanno detto ma come, già anni che lo studio, non sapevo che succede. Però poi ho potuto vedere che non è lo stesso Casella, perché Casella, quelli della Porta, sono cioè, un mondo, e quindi quello è Francesco Casella, e quindi mi sono rassicurata molto, scusate. Per il mio Casella, diciamo così, per Andrea Casella, ho trovato parecchie informazioni nei documenti del Tribunale Criminale del Governatore. E questi documenti consentono di far luce su alcuni aspetti del suo lavoro, in particolare sul modo in cui si procurava il materiale per le opere, le sue opere, per i suoi restauri, e su come funzionava la sua collaborazione con il mondo degli antiquari romani, o quantomeno con alcuni antiquari romani. Dunque, nel 1564 Andrea venne fermato insieme al fratello Battista, e anche qui devo aprire una piccola parentesi, scusate, perché altra cosa, ieri è stato nominato un Giovan Battista Casella, e anche lì coccolone, scusate, pensando che fosse il mio Giovanni Battista, invece non è la stessa persona. Questo Giovanni Battista di cui parlo io era appena arrivato a Roma nel 64, quindi non era il Giovanni Battista già attivo a Roma nel 56, e quindi ho parlato di documenti ieri e in caso di monia. Dunque Andrea nel 64, insieme al fratello Battista, vengono fermate le porte di Roma con in spalla l'archibugio carico in palese infrazione alle leggi vigenti. Quindi vengono fermati, interrogati, e Casella spiega di essersi recato, si stava tornando insomma da Capo di Bove, quindi sulla via Appia, vicino alla tomba di Cecilia Metella, era andato pieno di briganti, quindi meglio. In realtà lui dice che era andato per sparare agli uccelli con l'archibugio carico. Comunque, quello che era andato a fare veramente era andato a vedere e possibilmente negoziare l'acquisto di alcuni marmi antichi, la cui disponibilità sul mercato gli era già stata segnalata in precedenza. Lo scultore, quindi, riusciamo a capire che si avvaleva di una rete di informazioni che lo tenevano aggiornato sui ritrovamenti che avvenivano nella campagna intorno a Roma. Il giudizio di questo informatore era importante, ma non era tuttavia sufficiente per procedere all'acquisto, quindi Casella preferiva recarsi di persona a verificare la qualità dei pezzi e a contrattarne il prezzo. Inoltre, la testimonianza di Casella conferma quanto è emerso anche in diversi interventi di ieri, ovvero che di quanto fosse diffusa tra gli scultori e i restauratori del Cinquecento la pratica di riutilizzare blocchi di marmo antico, frammenti di sculture o di decorazioni architettoniche per opere nuove e anche per restauri. Infatti, alla domanda del magistrato sul perché Casella si fosse recato in campagna a cercare del marmo, Casella è buffo perché si risponde proprio stizzito, dice: se questo è il mio esercizio d'arte mia, non volete che io abbia bisogno dei marmi? Se io faccio delle figure, sempre me ne ha bisogno, sì, però sono marmi antichi, appunto, quello di cui lui ha bisogno, sono quelli i marmi di cui uno scultore del Cinquecento, uno scultore che si occupa di restauro, ha veramente. Le poche informazioni biografiche che emergono dai documenti che ho consultato ci informano che negli anni 60 Casella viveva e lavorava in Via del Corso, presso l'abitazione dell'ambasciatore ferrarese Alessandro Grandi. Non sorprende quindi scoprire che avesse un rapporto privilegiato con la famiglia d'Este. Non si trattava tuttavia di un rapporto esclusivo, non era scultore di corte, quindi questo rapporto non limitava la sua libertà di accettare altre commissioni, perché sicuramente ne limitasse la capacità di portarla a termine in tempi brevi. Quindi ad esempio ci vollero 3 anni, dal 1572 al 73, per restaurare solo 3 sculture antiche di proprietà del collezionista fiorentino Niccolò Gaddi, noto soprattutto come collezionista di disegni, e sicuramente ce ne sarebbero voluti molti di più se gli agenti romani di Gaddi non fossero andati settimanalmente a sollecitare Casella. E questo è interessante, credo, perché in un contesto altamente competitivo come quello romano, agenti intermediari come quelli che lavoravano per Niccolò Galli svolgevano il ruolo fondamentale di mediatori tra la domanda e l'offerta. E a questo proposito, proprio un altro atto del Tribunale Criminale del Governatore, datato invece questa volta 1569, ci fornisce un interessante esempio del tipo di collaborazioni che potevano crearsi tra uno scultore restauratore come Casella e un antiquario di successo come Vincenzo Stampa, di
cui mi sono occupata in varie occasioni, e Vincenzo Stampi insieme a Patrizio Mani l'artista furono a mio parere due tra i più attivi e anche di successo mercanti di antichità nella Roma della seconda metà del Cinquecento. Dunque Casella, in questo dal suo interrogatorio emerge che Casella aveva lavorato per 15 anni già come restauratore, sia come restauratore che come scultore per Vincenzo e per la sua famiglia, perché oltre a Vincenzo e Giovanni Battista anche il padre Pietro, che era in realtà di professione sarto, si occupava di commercio di antichità. Evidentemente soddisfatto della qualità degli interventi di Casella, Vincenzo gli aveva proposto di lavorare per alcuni importanti collezionisti che rientravano nel suo portfolio di clienti, ovvero il cardinale Ippolito II d'Este, e credo che sia proprio tramite questa mediazione che Casella sia entrato poi al servizio del cardinale Ippolito, e Carlo Borromeo. L'accordo tra Casella e Stampa prevedeva che quest'ultimo, forte della sua esperienza in campo antiquario e della sua familiarità con il mondo dei collezionisti, si occupasse del rapporto diretto con i clienti. Era Vincenzo che decideva la natura e l'estensione del restauro da effettuare e che stabiliva il compenso che Casella avrebbe dovuto ricevere in cambio della sua prestazione. Dopo aver messo queste condizioni di nero su bianco, scultore e antiquario si recavano insieme dal committente e discutevano con lui i dettagli del contratto per l'approvazione. Al termine del lavoro era sempre Vincenzo, in quanto agente per conto dei suoi clienti, che scriveva un ordine di pagamento per Casella. Quest'ultimo lo presentava ai funzionari dei corti dei cardinali e finalmente poteva essere pagato. Rapporti privilegiati tra scultori e restauratori e agenti antiquari, come quello tra Casella e Stampa, erano secondo me estremamente vantaggiosi al tempo. Perché da una parte, grazie alla mediazione di un personaggio ben inserito nell'ambiente collezionistico romano, come appunto Vincenzo Stampa, Casella aveva accesso a committenti che gli sarebbero altrimenti stati preclusi, come appunto Ippolito d'Este. Dall'altra, Stampa poteva contare sulla collaborazione di un restauratore affidabile ed esperto per soddisfare le continue richieste dei suoi clienti, e non era cosa da poco. Infatti quest'ultima considerazione mi porta alle conclusioni del mio studio, cioè l'affidabilità del restauratore. Nell'era della seconda metà del Cinquecento, l'offerta di mano d'opera per eseguire il restauro di opere d'arte antica era ampia e variegata, come accennato all'inizio, e comprendeva non solamente scultori, ma anche professionisti provenienti da altri settori, come appunto orefici. Tuttavia, questa ampia disponibilità di manodopera non corrispondeva necessariamente a un'adeguata competenza. In realtà, trovare restauratori capaci, efficienti, liberi e magari anche a buon mercato, come spesso richiedevano i collezionisti, era un'impresa tutt'altro che facile. Incaricato di sovrintendere al restauro di una statua della Collazione Farnese, Fulvio Orsini lamentava, per esempio, in una lettera al cardinale Odoardo Farnese, datata 1593, lamentava questo: per dar conto a vostra signoria illustrissima di quel che si fa della restaurazione del fiume di casa, le dico in questa come trovo molta carestia di uomini che siano a proposito, perché li proposte da Messer Giovanni Battista della Porta, mastro, a me non piacciono punto, ed Ippolito, sì, del quale altre volte ho ragionato con vostra signoria illustrissima, di presente ho occupato per il signor Cardinale Sforza e due altri che mi piacerivano. L'uno è lungo d'operazione, l'altro è bizzarro ed è quello che restaurò la Venere comprata dal Duca Cesarino. Così, quindi, come vedete, anche una persona molto ben inserita, perché Fulvio Orsini aveva i suoi problemi a trovare dei restauratori. Benché le parole di Cellini con cui ho aperto questo intervento e quelle di Orsini, con cui ora lo chiudo, ci ricordino come nel Cinquecento i restauratori competenti fossero rari e come non fossero riconosciuti come una categoria professionale autonoma, non dobbiamo, credo, sottovalutare l'importanza di queste sfuggenti figure. I restauratori svolsero infatti un ruolo centrale all'interno del processo di interpretazione, apprezzamento e circolazione delle antichità nel Cinquecento. Furono i restauratori che con le loro integrazioni materiali proprio contribuirono a dare una forma concreta a una certa idea di antichità, una forma che poteva essere apprezzata da un pubblico ben più ampio di quello che aveva accesso alle erudite pubblicazioni antiquarie.
e furono sempre i restauratori che, attraverso l'integrazione più o meno fantasiosa di frammenti, il riutilizzo di marmi antichi e la creazione di nuove iconografie, contribuirono a plasmare il gusto di e per l'arte antica tra i contemporanei. Un gusto che si, come è emerso ieri in più contributi, un gusto che si riverberava poi anche nelle loro opere originali, una sorta di gioco di specchi, se volete. Il fatto sfortunato per noi che sia oggi così difficile ricostruire la loro attività, in molti casi ricostruire la loro, proprio anche la loro biografia, associare un po' a un restauro, non è tuttavia motivo sufficiente, a mio parere, per smettere di occuparsi di fare ricerca su queste figure, magari su nuove linee anche di ricerca come quelle suggerite dall'intervento su Flavio Vacca di ieri, e quindi su questa idea di restauro che quasi sconfina nell'inganno, nella falsificazione, per poi diventare di nuovo una, per essere svelato attraverso la firma. Grazie. Grazie molto per questo affresco su una realtà vista da un 15 punti di vista, nella quale un po' come è avvenuto anche ieri, credo, nell'intervento della Margherita Frate Arcangeli, mi sembra di cogliere l'esigenza di un riaggiustamento del nostro lessico, già soltanto su per esempio autenticità e falsificazione. Ci rendiamo conto che il nostro lessico post settecentesco non è adeguato ad entrare nell'intimo delle ragioni, dell'intenzionalità, delle scelte che ispirano questo tipo di produzione, come accennavo prima, riguarda la città e riguarda i dettagli di una creazione che si avvale anche eventualmente di marmi antichi, ma non per questo forse è riconducibile a una nostra idea di restauro. Così come l'idea di antichità in movimento, ma qualche volta anche in movimentazione, banalmente parlando, rievoca l'importanza che i disegni e le incisioni possono aver avuto nella movimentazione stessa delle idee, non solo degli oggetti e dei marmi. Bene, dopo questa potremmo dire introduzione, adesso abbiamo una sessione, diciamo una parte di questa sessione che invece è dedicata a tematiche più puntuali, e quindi darei la parola subito a Luca Annibali della Scuola Normale Superiore di Pisa, che è già seduto qua accanto a me ed è prontissimo a parlarci di Giovan Battista Bianchi, oltre il restauro di Anticaglie, considerazioni sull'attività di uno scultore dimenticato. Entrerà nel dettaglio di nuove scoperte, ci darà, credo, un saggio di filologia della catalogazione e della rilettura delle opere d'arte di un personaggio, che cosa che ci consente di scendere nel dettaglio. Credo subito. Ringrazio per la presentazione. Nonostante i progressi che negli ultimi anni hanno caratterizzato gli studi sulla scultura a Roma nel secondo Cinquecento, resta ancora in ombra la figura del lombardo Giovanni Battista Bianchi, noto soprattutto per essere stato il restauratore ufficiale del gran cardinale Alessandro Farnese e di suo pronipote il cardinale Odoardo. Eppure nel 1627, esattamente 27 anni dopo la morte di Bianchi, Tiburzio Curzio, già maggiordomo del Gran Cardinale, spendeva ancora parole di ammirazione per il maestro e per la sua passata attività presso la corte farnesiana. In particolare ne parlava come, cito, dello scultore stipendiato di 20 scudi il mese con spesa per esso ed un servitore, il quale ha restaurato un numero grande di statue, delle quali molte appaiono nello soprannominato Palazzo Farnese. E tra queste sculture menzionava la superbissima Molle del Toro, citazione che da tempo era ormai collocata nella parte ultima del e la Pugna Antica degli Orazio e Curiazio, ormai collocata e conservata in casa, le quali dovevano in origine servire, stando ancora alle parole di Burzio, da ornamento per due, e cito, nobilissime fontane del giardino retrostante. In questo passo, in verità, Burzio non faceva il nome dello scultore, ma non esistono dubbi che fosse lui il restauratore di questo grande numero di statue all'epoca visibile nel palazzo di Campo dei Fiori. Il completamento della superbissima Molle del Toro, ossia il gruppo raffigurante la punizione di Virce, oggi al Museo Archeologico di Napoli,
fu senza dubbio opera del nostro Giovanni Battista. Lo attesta infatti una stampa con l'immagine del cosiddetto Torio Farnese realizzata dal biturgense Giulio Roberti nel 1579, probabilmente contemporanea alla fine della campagna di restauro, e corredata da una ricca biografia che lo dice infatti a Ioanni Battista Blanco Mediolanensis Instauratum. Il nome di Bianchi era venuto a galla già fino all'Ottocento grazie agli spogli degli archivi romani condotti da Antonino Bertolotti. La sua posizione di prestigio presso la corte farnese tuttavia emersa soltanto a partire da alcuni importanti contributi di Lauren Partridge, Christina Riebesel e Claire Robertson pubblicati tra gli anni 70 e 90 del secolo scorso. E si deve proprio a Riebesel la voce dell'artista nel dizionario biografico degli italiani, datata 1991, che ancora oggi rappresenta il principale riferimento bibliografico su Bianchi. Negli ultimi anni Giovanni Battista ha attirato poi l'attenzione anche di Gabriella Prisco, citata, e di Giovanna Ioeri, appunto, e si devono soprattutto a Prisco una serie di contributi fondamentali sui restauri che furono sottoposti i marmi della raccolta farnesiana dal 500 all'800. Tuttavia, se la figura di Bianchi continua a essere sfuggente, si deve probabilmente al fatto che i documenti lo attestano in particolare come restauratore, e a questo ovviamente si legano, come si è potuto anche vedere, le difficoltà che si presentano inevitabilmente affrontando lo studio di un restauratore. La diagnosi dei marmi che hanno fatto parte della collezione farnesiana, oggi quasi interamente conservata al Museo Archeologico di Napoli, oltretutto complicata ulteriormente dagli interventi cui si alludeva nel precedente intervento, dagli interventi cui essi furono sottoposti a fine Settecento, interventi che sono anche all'origine ovviamente degli eventi che determinarono il loro spostamento nell'antica città borbonica. E occorre infatti ricordare, apriamo una piccola parentesi, che a partire dal 1786 le collezioni farnesiane cominciarono a essere trasferite a Napoli per volere di Ferdinando I di Borbone, l'allora esponente della famiglia che regnava sulle due Sicilie e che da circa 50 anni era diventata unica erede di Farnese. Da questa data, quindi dal 1786, e almeno fino ai primi anni del secolo successivo, statue, busti e marmi ancora in stato di fermento della raccolta di antichità furono affidati agli scultori e restauratori Carlo Albacini, la cui bottega aveva sede a Roma, e ad Angelo Maria Brunelli e Andrea Calì, attivi invece a Napoli, perché ripristinassero le parti guaste o sostituissero, in alcuni casi, le aggiunte moderne, qualora non fossero ritenute coerenti con il soggetto antico. Inoltre, le poche creazioni totalmente originali, i Bianchi appunto, ossia alcune delle sculture realizzate per la residenza di Caprarola, non hanno ricevuto fino ad adeguata attenzione ed è pertanto naturale che Bianchi rappresenti ancora poco più di un nome per il mondo degli studi. Cercando di ricomporre la biografia dello scultore, sappiamo che, stando alla lapide presso la sua sepoltura nella chiesa romana di Santa Maria dell'Orazione della Morte, sappiamo che egli morì ottantenne il 14 dicembre 1600. Si deve quindi collocare intorno al 1520 la sua data di nascita e sappiamo ancora che era originario di Sarzio, stando ancora a documenti già pubblicati da Bertolotti, una cittadina della diocesi di Como. Non si conosce comunque nulla di preciso sulla sua giovinezza. Compare per la prima volta come testimone nella querela precedentemente citata, fatta nel 1560 da Vincenzo Mantovano Refice, contro il socio, cito Bertolotti, Giuseppe della Porta Berrettaio, con cui commerciava opere antiche, un busto di Vespasiano al centro della causa, venduto da Giuseppe all'insaputa del socio in affari, e senza dividere i guadagni, era stato già visto ed esaminato da Bianchi, che già allora aveva fama di esperto di antichità. E questa è in verità soltanto la prima testimonianza delle sue riconosciute competenze nel campo della scultura, sia antica sia moderna. Se si considera che a date ben più inoltrate, intorno al 1589, questo si alludeva nella giornata di ieri, sarebbe stato tra i maestri interpellati da Sisto V per valutare il rilievo di Giovanni Battista della Porta e quello di Flaminio Vacca e Pietro Paolo Olivieri per la mostra dell'Acqua Felice. Almeno dal 1572 lo scultore invece è attestato al servizio del cardinale Alessandro Farnese, anche se non può escludersi che fosse entrato in contatto con l'illustre corte romana già prima, già in epoca precedente, fosse intercettato da Guglielmo della Porta, che era alle dipendenze dei Farnesi sin dai tempi di Paolo III, quindi già dalla seconda metà degli anni 40. In seguito alla morte di Guglielmo, nel 1577, Bianchi divenne ufficialmente lo scultore di casa, nonché il responsabile del deposito di antichità. Tornando alla prima attestazione dell'artista presso i Farnese, da una lettera scritta da Roma nel 1572,
pubblicata da Partridge, e non so bene perché spesso ignorata, il cardinale Alessandro, che allora soggiornava nella sua dimora di Caperola, apprendiamo che maestro Giovanni Battista Scult partirà domattina con un suo servitore. E che fosse Bianchi, Giovanni Battista Scult a partecipare alla decorazione del palazzo di Caperola era stato già avanzato da Partridge dopo un iniziale tentennamento tra questo e Giovanni Battista della Porta, mi riferisco all'articolo del 1971. Allo scultore deve quindi essere innanzitutto riferito, forse quale prima opera per la villa vignolesca, l'allestimento delle statue, per lo più antiche, per la mostra della fontana rustica nella sala d'Ercole, a Piano Nobile, creata da Curzio Maccarone, altro artista citato nella lettera del 1572, proprio appunto, fontana creata tra il 1572 e il 73. E tra le figure di marmo che ornano la fonte, ritengo, cosa che finora mi pare inedita, che soltanto il putto a cavallo dell'ippocampo a sinistra sia un'opera di Bianchi, ideata per dotare di un pandan il putto sull'altro lato che cavalca un delfino. Questo è il putto vicino alla fonte, questi sono i due regi vaso a livello superiore, al centro il cupido dormiente, questi sono i due putti ai lati in basso, l'uno a cavallo del delfino e quello a sinistra dell'ippocampo. Insomma, mi pare che soltanto il putto di sinistra possa essere ritenuto certamente un'opera cinquecentesca. Dopotutto il viso del putto attribuibile a Bianchi emana una vitalità straripante, estranea agli altri fanciulli, così come totalmente differenti rispetto agli altri sono la lavorazione più chiara e oscurata degli occhi e dei capelli, l'aspetto molle del ventre, l'andamento nervoso, si può notare nella foto precedente, e l'andamento nervoso del sottile nastro che si avvolge da una spalla al fianco opposto. Intorno al 1574 Giovanni Battista Statuario, così citato, presenziò invece all'acquisto della collezione di Marcantonio Palosi da parte del Gran Cardinale. 16 anni dopo, nel 1590, Licinia Palosi, la figlia dell'allora defunto Marcantonio, avrebbe riaperto il caso della compravendita per un'insolvenza nei pagamenti e avrebbe convocato quali vivi testimoni il nostro scultore Fulvio Orsini, l'antiquario di corte, nonché collaboratore di Bianchi in vari restauri in qualità appunto di iconografo. Giovanni Battista, dopo tutto, era stato incaricato del restauro delle antichità Palosi, come attesta la testimonianza stessa rilasciata da lui. E tra le opere acquistate da Marcantonio, Bianchi dichiarava che vi erano anche alcune statue, di cui uno specifica il soggetto, che furono donate al Duca di Savoia, ovviamente si fa riferimento ad Emanuele Filiberto, e che non sono ancora appunto state identificate. Negli anni 70 il nostro maestro è continuamente in viaggio tra Roma e Caperola, essendo impegnato nella decorazione dei vari ambienti e dei giardini della residenza vignolesca. Stando ai documenti finora noti, nel corso di questo decennio Bianchi realizzò le quattro statue in peperino, di quel punto qui ne riproduco due, quattro statue in peperino delle stagioni per il giardino retrostante, realizzate tra 72 e 77, la maschera in marmo posta al centro del cortile interno per il drenaggio delle acque piovane, realizzata invece tra il 77 e il 79, e i busti in marmo dei 12 imperatori destinati alle nicchie dell'ambulacro del Piano Nobile. Questi realizzati invece in un arco di tempo molto più ampio, dal 75 fino all'81. Tra queste opere non sono più in loco i busti dei Cesari, che oggi infatti sono visibili in parte nel vestibolo, in parte nella galleria della cancelleria, come mi è stato illustrato insomma, da una dipendente dell'ambasciata francese pochi giorni fa. Si riteneva infatti fossero tutti nel vestibolo, invece due furono poi evidentemente spostati nel Piano Nobile. Oggi appunto quindi sono visibili in parte in questi due luoghi, del Palazzo di Campo dei Fiori ovviamente, dove furono trasferiti da Francesco II di Borbone nel 1861, una volta scelta la residenza romana quale luogo per il suo esilio. Nel 1579 Giovanni Battista invece portava a termine, queste appunto sono altre due foto, ho scelto un busto, insomma, uno del busto di Augusto, il piano superiore, e un altro del vestibolo. Nel 1579 Giovanni Battista portava a termine anche quella che può essere considerata la sua maggiore impresa, se non altro per fama, e cioè il restauro del Torre Farnese, cui si alludeva anche nel passo di Burzio citato in apertura. E anche in questo caso occorre ricordare fu
fondamentale la presenza di Orsini dietro questa impresa, la che si deve probabilmente a lui, alle sue rinomate conoscenze antiquarie e il riconoscimento del reale soggetto della punizione di Dirce, cioè su un passo della naturalis historia di Plinio. Il restauro realizzato dal nostro scultore, tuttavia ormai testimoniato soltanto dalle stampe antiche, a partire da quella già citata di Roberti, che se non altro confermano che il completamento fu rispettoso del soggetto antico. Come per altre opere da lui ripristinate, il suo intervento fu infatti quasi interamente cancellato, e mi sembra doveroso appunto segnalarlo, dai restauri di fine Settecento. E quanto ancora sopravvive delle aggiunte cinquecentesche, che sono davvero poche cose, come la testa di Zeto modellata su prototipi di Caracalla, non può essere riferita con certezza a Bianchi o a Guglielmo della Porta, cui fu inizialmente affidato completamente il frammento. Occorre infatti ricordare che l'opera, ritrovata presso le terme di Caracalla già nel 1545, era stata in principio inviata nella bottega di Guglielmo in quanto restauratore al tempo di Farnese. Bianchi pertanto prese parte al cantiere a lavori già avviati, ma diresse senza dubbio le ultime operazioni. Occorre infatti ricordare che l'opera ritrovata presso le terme di Caracalla già nel 1545 è stata in principio inviata nella bottega di Guglielmo. Bianchi pertanto prese parte al cantiere a lavori già avviati e diresse senza dubbio le ultime operazioni di restauro dopo essere rimasto a capo dell'officina almeno dal 1577, dopo la morte appunto di Guglielmo. In un primo momento, tra l'altro, il progetto di Michelangelo, il gruppo doveva servire da fontana al centro del giardino retrostante del Palazzo Romano. E senza entrare in merito alle fasi del progetto, una volta abbandonata agli inizi del Seicento l'intenzione di esporre la scultura all'esterno in seguito alla demolizione del castello Umacque sul Tevere, che avrebbe rifornito il complesso idrico del giardino, essa fu praticamente murata all'interno di un deposito presso denominato dagli inventari seicenteschi come Stanza del Toro. Entro il 1581, Bianchi e soprattutto Orsini, quale mente dietro ai restauri eseguiti dallo scultore, ricevevano invece i complimenti del cardinale Antoine Pernod de Granvelle. L'oggetto della lettera del cardinale de Granvelle era soprattutto la statua di Antino, oggi conservata al Museo Archeologico di Napoli, che era stata creata a partire da, cito, una testa del giovane amante dell'imperatore Adriano, a sua volta, ancora cito, accomodata a un busto che di fatto non era pertinente. Il successo dell'Antino, tra l'altro, fu tale che tra la fine del secolo e l'inizio del successivo fu tra le statue selezionate per decorare una delle nicchie che si aprivano nei lati settentrionali e meridionali della cosiddetta Galleria dei Carracci, il fastoso ambiente affrescato da Annibale e dalla sua bottega su commissione di Edoardo. Che scriveva, ammetteva, il cardinale de Granvelle, ammetteva inoltre che, cito, la statua sia riuscita più bella che quella dell'Adone. E in questo caso, appunto questa è la statua dell'Antino Farnese, in questo caso il cardinale de Granvelle si riferiva alla statuetta del Meleagro in rosso antico, anch'essa oggi a Napoli, che fu creata impiegando il ringo della testa e degli arti, che sin dalla sua comparsa sul mercato a inizi Cinquecento era riconosciuto infatti come frammento di una donna. Nel 1587 il Gran Cardinale entrò in possesso dell'intera collezione di antichità della cognata Margherita d'Austria, che era morta l'anno precedente. La ricca raccolta, fino ad allora custodita a Palazzo Madame, di fatto costituita dai marmi che la duchessa aveva ereditato dal marito in prime nozze, Alessandro de' Medici, contava in tutto 20 pezzi. E tra questi marmi, che furono da subito consegnati a Messer Giovanni Battista, scultore di casa, vi erano anche numerose statue di guerrieri e diversi torsi maschili. Si ritiene, pertanto, che soltanto dopo l'acquisizione di questo lotto fu possibile per Orsini ideare il grandioso gruppo della storica Pugna di Orazzi e Curiazzi. L'allestimento di questo complesso, appunto a cui si faceva riferimento anche nel passo di Burzio, che di fatto riuniva statue antiche non pertinenti tra di loro, fu ovviamente affidato a Bianchi, come già confermavano le parole di, Burzio. Stando sempre allo stesso Burzio, tra l'altro il grandioso gruppo fu progettato per decorare una seconda fontana per il giardino del palazzo, che sarebbe stata quindi collocata in pandan con quella del Toro, ma il progetto, come sappiamo, tramontò agli inizi del Seicento e le statue furono allora trasferite nel Salone. Nell'inventario del 1644 si può anche leggere che la Pugna era composta da tre Orazzi e tre Curiazzi, che sulla base dei registri degli anni successivi sono ormai state riconosciute nei due tirannicidi e in quattro figure di guerrieri.
oggi tutto è conservato a Napoli ovviamente. Altre statue del Lotto di Margherita che possono essere ugualmente riconosciute tra i marmi a già Napoli sono anche le quattro figure del piccolo Donaldo Artali per Pergamo, il Bacco con Cupido fanciullo, un altro Bacco e una Venera crociata. Tra queste merita una menzione particolare sicuramente il Bacco, quello riprodotto al centro, perché fu tra le statue selezionate per la Galleria Caracesca. Con la morte di Alessandro, quindi ci stiamo avvicinando anche all'epilogo della biografia di Bianchi, con la morte di Alessandro Farnese nel 1589 non si arrestò la carriera di Giovanni Battista Bianchi per la corte romana. Continuò infatti a lavorare presso il palazzo del Campo dei Fiori anche al tempo del nipote di Alessandro, il cardinale Odoardo, che appena preso possesso della dimora ereditò anche il progetto ancora in opera della Pugna di Orazio e Guarnazzi. Negli 11 anni al servizio di Edoardo, fino alla sua morte nel 1600, Giovanni Battista può essere soprattutto ricordato per l'incarico di restaurare la collezione del duca Gian Giorgio Cesarini. In quel caso infatti non sarebbe Giovanni Battista Dalla Porta, sarebbe Giovanni Battista Bianchi. Collezione che il Farnese aveva potuto acquistare nel 1593 dal figlio ed erede Giuliano. Ne testimonianza una lettera di Orsini al cardinale, del 1593, in cui lo aggiorna sulla pompa vendita e sui restauri in cantiere affidati a Bianchi. L'oggetto della lettera in particolare era la statua recumbente di Oceano, quella citata appunto, citata anche precedentemente, che Orsini aveva suggerito di collocare presso il cortile pensile in pandan con il fiume di casa, ossia l'oceano proveniente dalla collezione Fabi, oceano che era stato acquistato quindi nel 1547 da Bernardino De Fabi, quindi al tempo di Paolo III Farnese. Proprio per questo chiamato oceano di casa, perché da tempo nella collezione. Apprendiamo invece dalle memorie di Flaminio Vacca, che facevano parte della raccolta Cesarini anche decidotto teste di filosofi, cito, trovate presso le terme di Diocleziano, che, cito ancora, il signor Giuliano l'ha venduta al cardinal Farnese e sono nella sua galleria. Proprio Vacca, tra l'altro, può essere identificato, almeno a mio parere, con lo scultore molto bizzarro di cui parla Orsini nella lettera e che, cito, restaurò la Venere comprata dal duca Cesarini, ossia l'Afrodite. Questi sono appunto i due fiumi, quello a sinistra il Cesarini e quello a destra il Fabi. Questa è la Venere, l'Afrodite Callipigi, oggi conservata a Napoli. Quindi la Venere, identificata appunto con la Venere, comprata dal duca Cesarini. La familiarità di Vacca con i Cesarini, dopo tutto, mi pare confermata dalla moltitudine di informazioni sugli acquisti della famiglia restituitici dalla mano dalla penna dell'artista. Sempre da questa collezione proveniva di fatto anche il fauno con Dioniso, stando almeno a una stampa di Cornelis Corte del 1572, in cui oltretutto la statua si presenta completamente restaurata. Ovviamente il fauno a sinistra è quello attualmente nella collezione napoletana, frutto di restauri tardo-settecenteschi. E credo che anche in questo caso, proprio come per la Venere, l'antico restauratore vada riconosciuto in Flaminio, dal momento che lo scultore nel suo citato diario parlava di, cito, quel fauno che nella Galleria Farnese, e apre parentesi aggiungendo che già fu mio. Proprio questa notizia mi pare non lascia ulteriori dubbi sul rapporto tra Cesarini e Vacca, che sarà da indagare ovviamente, il quale probabilmente, Vacca, vendette entro il 1572 la statua del fauno con Dioniso, fanciullo, di Duca Gian Giorgio, vista l'incontestabile presenza del marmo nella collezione a quella data, stando alla stampa. Il catalogo dei restauri eseguiti dal nostro Giovanni Battista è destinato a rimanere incompleto per ora, essendo impossibile identificare con esattezza tutti i marmi entrati nella collezione dei Farnesi al tempo in cui Bianchi fu lo scultore di casa. Tuttavia, anche qualora possano essere individuate con sicurezza le antichità acquistate all'epoca, non è certo che tutte queste siano state restaurate dal nostro scultore. In molti casi, infatti, l'occasione di ripristinare i frammenti è dettata dall'esigenza di doverli esporre all'interno del palazzo. E ciò complica ulteriormente la questione. A questo punto, infatti, si deve anche tenere a mente che Bianchi possa essere stato il restauratore di marmi che da tempo erano entrati nella raccolta. E questo è il caso dell'oceano Fabi, la cui restaurazione, stando alla lettera di Orsini, fu promossa soltanto al momento di esporne insieme al fiume acquistato dai Cesarini. Oltretutto, il fatto che non siano noti inventari tra il 1568 e il 1644, almeno non mi sono noti, stando alla bibliografia nota,
non permette di conoscere i movimenti della collezione durante gli anni in cui Bianchi fu scultore dei Farnese e quindi di fare ipotesi sui restauri commissionati in occasione di modifiche nell'allestimento del palazzo. La già citata missiva di Orsini, tra l'altro, contiene anche informazioni sulla dimensione della bottega di Bianchi, che è stata appunto precedentemente citata dalla dottoressa Furlotti, che doveva appunto essere composta da un certo numero di uomini. E nella stessa sede epistolare, si legge anche che l'antiquario di corte, Orsini, era contrario all'impiego di questi maestri e proponeva quindi di assumere o Ippolito Siracuzio o un altro noto per essere longo d'operazione, che non sono riuscito ad identificare onestamente, ovvero un altro molto bizzarro, nonché autore delle storie della Venere Cesarini, in cui ritengo appunto si possa riconoscere Bacca. Forse fu proprio uno di questi, tra l'altro, il restauratore delle statue ancora allo stato di frammento destinate agli inizi del Seicento alla Galleria dei Carracci, qualora non avesse già provveduto Bianchi a completare i marmi in questione dal momento che il cantiere del prestigioso ambiente fu avviato già nel 1597, quindi a 3 anni ancora dalla morte di Bianchi. Questo è infine spazio per fare anche alcune considerazioni, questa appunto era la lettera di Orsini, per fare alcune considerazioni sui restauri realizzati da Bianchi o almeno sui pochi che ancora è possibile individuare, risparmiati dagli interventi di fine Settecento. Si può constatare, come già notava Prisco in un recente contributo, che non sono rari i casi in cui Giovanni Battista adattò teste antiche a torsi a cefali, come nel caso dell'Antino, forse il più celebre per la risonanza di cui ho detto al tempo, ma anche del tiranicida Aristogitone, del cosiddetto Protesilao, il primo in basso, che fu una delle statue impiegate nella Pugna, della Venera Covacciata e del Bacco. Sono comunque numerosi anche gli esempi in cui realizzò teste ex novo per i frammenti che ne erano sprovvisti. Tra questo puoi almeno ricordare, in quanto si conservano ancora i punti modellati dallo scultore, la statuetta del Meleagro, il cosiddetto Vulneratus Deficiens, altro protagonista della Pugna, e l'oceano appunto Cesarini. Qui tra l'altro notavo anche certa assonanza nell'organizzazione, nella creazione delle teste di queste, delle due figure di Pirro e Fermi, insomma. In molti casi, tra l'altro, l'opera viene reintegrata senza tener conto del soggetto antico. Questo è il caso del Meleagro, ovviamente, così come degli altri torsi trasformati in guerrieri della Pugna tra Orazi e Curianzi, e parimenti del caso destinato alla Galleria dei Carracci, in cui l'ideazione di nuovi attributi dovette probabilmente essere legata alle allusioni simboliche messe in scena nella decorazione dipinta. In questo senso, pertanto, il completamento filologicamente corretto del cosiddetto toro farnese, ossia la punizione di Dirce, costituisce quasi un'eccezione, insieme rivela la straordinaria varietà dei restauri farnesiani, nonché l'imprevedibilità di Fulvio Orsini, la vera macchina mentale dietro il lavoro di Bianchi. Ora, giunti al termine di questa parabola dell'artista e della sua carriera, ritengo che debbano essere affrontati ancora una serie di problemi appunto intorno al gruppo della consegna delle chiavi, di cui si è parlato appunto ieri nella chiesa romana di Sant'Agostino, appunto, forse di cui si deve ancora dare conto. Il gruppo statuario è appunto, come si diceva, citato anche da Giovanni Baglione, all'interno della vita del pittore Avanzino Nucci, come opera scolpita da tale Giovanni Battista Casignona. In particolare Baglione, parlando degli affreschi dell'Augubino, per la seconda cappella della navata destra di Sant'Agostino, aggiungeva che il sacello affrescato da Nucci era di rimpetto al pilastro, corrispondendo nella nave di mezzo al Cristo di marmo che dà le chiavi a San Pietro, opera di Giovanni Battista Casignona. E che fosse Bianchi, Giovanni Battista citato dal biografo e suggerito dalle parole che seguono, in cui si dice che anche Riste, appunto cito, anche ristorò il toro farnese vi fece la statua di Dirce. Inoltre, il fatto che fosse detto originario di Cassignola, toponimo con cui si intendeva generalmente l'area comasca e luganese, trova ulteriore conferma nel nostro Bianchi che vi natale a Santrio. Già nel lessico di Emebecca del 1912, tale Giovanni Battista da Cassignola era identificato con Bianchi o con Della Porta, in realtà. E la pista qui tracciata era seguita anche 30 anni dopo da Alberto Riccoboni. Eppure già Riccoboni avrebbe potuto constatare che lo scultore di Sant'Agostino non poteva essere Della Porta, cui si deve invece la consegna delle chiavi in Santa Pudenziana, opera che lo studioso metteva con l'altro gruppo al fine proprio di rilevarne le distanze. Anche alla luce dei documenti rinvenuti nell'archivio di Stato di Roma, in cui appunto
siamo grati insomma per il loro rinvenimento. Credo che il passo di Baglione non possa essere così facilmente cassato e che debba essere problematizzato. Dopotutto, il Macro Catalogo, fin qui composto di bianchi, fornisce alcune occasioni di confronto con il gruppo di Sant'Agostino. Le resti delle statue di Sant'Agostino possono essere accostate agli ammanti dall'aspetto inamidato che sono avvolti intorno ai busti di Cesare, oggi nel Palazzo Romano dei Farnese. Vi si riconoscono infatti gli stessi panneggi che si piegano bruscamente, così come le stesse sottili nervature nei punti in cui il tessuto aderisce al corpo. L'increspatura della fusciacca del busto di Augusto, qui riprodotto, si ripete inoltre identica lungo i bordi della veste di San Pietro. Le pieghe profonde e nette che tagliano le masse, un altro confronto, un altro punto di vista. Ah, tra l'altro, mettevo, visto che la Ribesel insomma, difendeva questa attribuzione a Tommaso della Porta dei busti già provenienti da Caprarola, nonostante appunto, siano opere a certa di bianchi, mette a confronto il Ferrante Gonzaga di Della Porta per rivelarne un'assoluta distanza nei panneggiamenti rispetto ai busti oggi a Palazzo di Campo dei Fiori. Quindi attribuzione che non regge. Le pieghe profonde, nette, che tagliano le masse di tessuto sono invece molto simili, anche se questo confronto fosse questo un quadro per la differenza dei mezzi, insomma dei mezzi, delle pietre, possono essere molto simili a quelle che segnano la veste ricadente sul davanti di una delle stagioni di Caprarola. È più difficile trovare confronti tanto stringenti tra i volti delle due statue di Sant'Agostino, ma credo che San Pietro abbia non pochi punti di contatto con il punto della fontana della Sala d'Ercole, soprattutto nel modo in cui sono stati creati i grossi ricci della capigliatura e lavorata trapano anche l'orecchio e altri punti sempre nella stessa massa riccioluta. Alla luce quindi di questa assonanza, forse è anche il caso di restituire forse un certo grado di attendibilità anche al Baglione, o comunque di lasciare la questione aperta intorno a un possibile coinvolgimento dell'artista, considerata da una parte anche la laconicità ancora più forte intorno alla figura di Petrucci da Tivoli e alla sua personalità artistica. A questo punto vorrei parlare, premesso che sono davvero alla conclusione, di un'opera recentemente comparsa sul mercato. Intendo la testa in marmo di Carrara raffigurante un uomo di estrema decrepitezza da ritenere verosimilmente l'effigie di un personaggio dell'epoca, anche se non era possibile fare ipotesi sulla sua identità. Si tratta appunto di una, appunto oggi si conserva soltanto questa testa, che in origine doveva essere probabilmente inserita all'interno di un busto e probabilmente posta in prossimità di un monumento funerario, come fa a sospettare, almeno a mio parere, l'accentuato avanzamento del volto, insomma, suggerisce il suo inserimento all'interno di un'epigrafe storica, a sua volta collocata in prossimità di un'epigrafe e di un sepolcro. Non si può infatti identificare con alcun ritratto ideale, anche se evidentemente imbevuta di modelli antichi, come suggeriscono l'esaltazione della sua vecchiaia e la barba biforcuta. L'inserimento del marmo, l'accostamento del marmo allo scultore di Saltrio si basa principalmente sulle somiglianze che ho potuto riscontrare con il volto di San Pietro nel gruppo di Sant'Agostino. A questo punto l'attribuzione è problematica anche alla luce della presenza del Petrucci, ovviamente. Le barbe di entrambi sono trattate in modo pressoché identico, quali masse costituite da ciocchette ricurve rifilate con nettezza, in mezzo alle quali si distinguono i segni circolari lasciati dal trapano. Simile anche la lavorazione degli occhi, che in entrambi sono drammaticamente spalancati, con l'iride incisa e la pupilla scavata col trapano, in un caso ovviamente con un unico profondo foro e nell'altro con doppia incisione. Non ha quasi paragone con la testa del protopapa il naturalismo impietoso della nostra testa, evidente nelle varie pieghe della pelle, nella vena rigonfia sulla tempia destra e nell'escrescenza sebacea sotto l'occhio destro. Il realismo senza censure di questo volto, dopo tutto, è comunque in linea con certi risultati della ritrattistica romana dell'epoca, in questo caso cito in particolare la straordinaria effigie di Paolo IV, scolpita da Giacomo Pernio e la Cassignola in Santa Maria sopra Minerva, oppure il busto di Cecilia Orsini in Santa Trinità dei Monti, opera invece della bottega di Giovanni Battista della Porta. A questo punto si apre anche per quest'opera, come dicevo, un problema attributivo che sarà il caso di indagare, ma che comunque permette di arricchire la già lunga lista di ritratti romani della fine del Cinquecento e di interrogarsi sulle varie maestranze attive all'epoca nel Louvre. Per queste date, grazie. Grazie molto per questo
sua conclusione già prelude la sessione successiva di lavori e inevitabilmente, mentre si accomoda la professoressa Sabrina Maniello, inevitabilmente ci fa capire l'importanza ancora una volta di quel certo passo per Giustiniani che riguarda la volontà di tutti di avere la collezione dei 12 Cesari tra le loro strutture e le proprie abitazioni. Mi dispiace che molti siano in piedi, probabilmente qualche posizione a sedere può essere recuperata. Io tra poco, data la parola alla professoressa Maniello, però liberare quella che avevo fumato io, Sabrina Maniello, volevo anche dire che molti dei discorsi che facciamo qui oggi forse non avrebbero avuto spessore senza il lungo lavoro che Valentino Martinelli ha condotto sui temi della scultura tardo-manierista a Roma nella seconda metà del Novecento. Alcuni di noi sono stati allievi o collaboratori di Valentino Martinelli, al quale è dedicata anche un'iniziativa nei prossimi giorni che tra breve verrà ricordata da Sabrina, e quindi a lei lascio immediatamente la parola. Allora, pensatori, che faccio con affitto, soprattutto Giovanna, che conosco di più degli altri, Ora, dopo la prefazione fatta dalla dottoressa Clò, che in effetti ha delineato in maniera chiara, esauriente, la figura del restauratore nella seconda metà del Cinquecento, quindi io intervengo illustrandomi una famiglia di restauratori, un lavoro condotto presso l'Archivio di Stato di Roma che vi farà conoscere questi nuovi restauratori. Ovviamente non ci sono attribuzioni, sono tutti documenti d'archivio. Attribuzioni è facile fare, documenti d'archivio è difficile trovarli. Allora, andiamo avanti. I Landini sono i primi Landini, sono quattro fratelli: Pierino, Andrea, Francesco ed Angelo, figli di Giuliano Landini e di Caterina Meschini. E questi, nella seconda metà del XVI secolo e il primo di due decenni del Seicento, abbiamo a Roma un'attiva bottega di scultura dedita soprattutto al restauro e alla vendita di marmi antichi. Ora, per quanto è stato possibile ricostruire finora, noi possiamo documentare la loro presenza a Roma in un periodo compreso tra il 1560 circa e il 1630. E sebbene essi abbiano lavorato in alcune tra le più prestigiose fabbriche del tempo, siano stati titolari di una bottega fiorente, non sono ricordati da nessuno scrittore loro contemporaneo. E le notizie che sono emerse, le informazioni che sono emerse, sono ricavate da ricerche documentali moderne. Ora, le novità documentali che qui presentiamo forniscono dati utili non solo alla ricostruzione dei legami familiari e professionali, ma anche alla definizione del loro profilo biografico e artistico, e confermano ancora una volta come fosse preminente il loro ruolo, il ruolo svolto da essi proprio nell'ambito del restauro dei marmi antichi e nella vendita. Ora, allora, prima di tutto dobbiamo precisare il cognome. La ricerca archivistica ha finalmente accertato la forma esatta del cognome e ha restituito la vera identità a questi artisti, finora nebulosa e molto confusa. Tre sono le accezioni del cognome che ricorrono nei documenti. Allora, Landini, Tagliardi e Tagliardi di Antinis. La prima
tema Landini si ritrova in varie forme. Landini, sì, io qui ve l'ho scritta alcune, no? Però vedete, Nardini, Rinaldini, addirittura si trova in un registro parrocchiale la forma Caridini, probabilmente un errore del parroco che è frettoloso, che registrava frettolosamente questi stati d'animo. Poi Gagliardi, anche questo si trova con varie forme, versioni dei Gagliardis, Gagliardi del Gagliardo. E infine la terza forma. La terza forma si tratta di un doppio cognome, Gagliardi con l'aggiunta di Aldinis. Questa è la forma esatta, completa della famiglia dei Naldini, originaria proprio della famiglia, che fin dai primi documenti si ritrova insieme agli altri due, Landini e Gagliardi, in maniera intercambiabile tra i vari membri della famiglia. Ora, Landini, che trova un'assonanza fonetica con Galdinis, è il lemma più frequente che noi troviamo. Quindi la confusione e i dubbi. Creati dalle molteplici versioni con cui il cognome ricorre nei documenti è molto spesso confuso con i Naldini o con un altro cognome, hanno certamente contribuito in modo decisivo al silenzio delle fonti. Allora, la provenienza. Allora, già il padre Giuliano esercitava la professione di scappellino e si era trasferito insieme alla moglie Caterina Meschini di Fiano del contado di Certaldo e i suoi figli in epoca imprecisata, specialmente allo scadere degli anni 50, e si era trasferito già a Roma e risiedevano interi clan di famiglie di artisti legati, che provenivano da Settignano, legati da vincoli familiari e appartenenti alla stessa sfera professionale, che tra i quali, ve ne cito alcuni, questo è uno stimolo a far lavorare i giovani su questi scalpellini, gli Albertini, adesso vado a memoria, i Carli, i Cremona, i Gargioli, i Cucci, i Lucchesini, i Naldini, ma per citarne alcuni, ma sono tanti, quindi si potrebbe fare un lavoro sul modello dell'ottimo lavoro della Frate Arcangeli. Lei l'ha finalizzato agli scappellini lombardi, si potrebbe finalizzare agli scappellini di Settignano. Provenivano da Settignano, un piccolo centro alle porte di Firenze, con una lunga tradizione di scappellini, e si scelsero come luogo di residenza e di lavoro il rione Colonna. Infatti sono registrati negli stati d'anime, non negli stati d'anime, come parrocchiani della chiesa di Santa Maria in Aquiro. Ma forse anche per la vicinanza con i Naldini, con la famiglia Naldini, che faceva capo a Pace Naldini. Lapicidi, conterranei, domiciliati nel rione Trevi e legati da vincoli di parentela, come è stato dimostrato da alcuni documenti che sono stati ritenuti. Allora, Giuliano possedeva una casa e una bottega nel vicolo degli Iacovacci, e presso via del Corso, di fronte al palazzo di Prospero Iacovacci. Si tratta di uno spazio compreso tra Piazza Schall e quel tratto di via del Corso che a quel tempo veniva definita piazzetta perché è più largo rispetto al resto della strada, e piazza di pietra, e questo è il vicolo degli Iacovacci. Per anni essi abitarono tutti insieme, formando un unico nucleo familiare. A
Alla morte del padre, i fratelli ovviamente ereditarono la casa e continuarono la gestione della proprietà familiare, collaborando non solo tra loro, prima tra loro, poi con i figli e poi con Scappellini, loro parenti, come è dimostrato da pagamenti per lavori a loro intestati. Ora, la ricerca documentaria, sottolineo, ha portato, ci ha permesso anche di percorrere l'attività della bottega, ricercata dai committenti laici ed ecclesiastici del tempo, che si estese dal restauro dei reperti antichi, che arrivavano a loro lacunosi e frammentari, che reintegravano col rimpiego e l'assemblaggio di altro materiale originale e moderno, e facevano del tutto per farle sembrare antiche, no? Ne abbiamo parlato prima, ecco, farle sembrare antiche, poi lavori di statue e produzione di animali, gatti, cani, tigri, anzi gatti gattussi, vengono chiamati gattusso, no? Per decorare ville, fontane e giardini, e poi l'impiego di marmi policromi nelle opere moderne, come vedremo nei due documenti, monumenti di cui parleremo in seguito. Volevo aggiungere che la bottega così avviata favorì l'introduzione dei fratelli nel sodalizio dell'Università dei Marmorali, dove sono presenti frequentemente raduni dell'arte indicati come Landini e Naldini, che è un cognome che, che ritorna per i Landini, ma indicati sempre, definiti con la qualifica di scultori, sono sempre definiti scultori. Ora, in anni recenti, volevo dire, sono stati incrementati, grazie al cielo, questi studi nei confronti della scultura del Cinquecento a Roma, e hanno prodotto anche studi che hanno contribuito alla ricostruzione di questi artisti. Basta citare gli studi di Livianocchi sul cardinale Pier Donato Cesi, poi hanno altri studi, faccio un esempio di Laura Buccino, che purtroppo non ho visto in questi due giorni, che ha lavorato sul distrutto Palazzo Rossini a Piazza Colonna, e poi lavori anche sempre per Della Buccino, per Vincenzo Giustiniani e per Scipione Borghese. Noi a questo qua noi cerchiamo di aggiungere ulteriori inediti ritrovamenti documentari per approfondire questo quadro già delineato. Allora, che cosa ho fatto? Un lavoro didattico soprattutto, deve essere didascalico per essere compreso. E per ogni artista io ho riassunto in una scheda sintetica ma esplicativa il percorso di ognuno di essi. Quindi abbiamo detto che sono quattro i fratelli: Pierino, Andrea, Francesco e Angelo. Vado avanti, no, sono troppo avanti. Pierino. Fammi parlare. Allora, Pierino. Sconosciuto, la memoria affidata alle carte d'archivio. Una sola notizia abbiamo in effetti, lo cita Lanciani a proposito del restauro delle statue nella sua villa al Quirinale, nella villa di Ippolito d'Este al Quirinale. Allora, morto il 28 gennaio 1575, seppellito in Santo Stefano del Trullo. Ora, abbiamo trovato la moglie e le attività è molto importante questo, perché siamo almeno riusciti a far conoscere un'opera, ma la ricerca ne tirerà fuori anche delle altre,
Si tratta del ritratto, si vede bene del ritratto a mezzo busto, in abito matronale della moglie Margherita, morta nel 1571, incisa su una lapide terragna che proviene dalla demolita chiesa dei Santi Marcello, Martino e Giuliano, che poi diventò Santo Stefano del Trullo, quindi chiesa demolita e murata nella controfacciata della chiesa di Santa Maria in Aquilo. È stato un colpo di fortuna. Allora, poi per Vincenzo Stampa, questo che continuamente noi, questo noto collezionista di quale di cui parliamo, ha già parlato la dottoressa Furlotti, dunque interviene molto, quindi è presente come committente della famiglia Landini. E su Vincenzo Stampa approfondirò in seguito anche anche altre notizie. Lo sapeva che il papà era Pietro Sarto e abitavano nel Rione Monti, poi si trasferiscono, acquistano casa a Via della Strofa, quindi vanno, abitano nel Rione Sant'Eustachio. E qui acquista un'enorme quantità di opere, tanto che deve chiedere a un altro scultore, che qui io lancio, che io conosco poco, si chiama Manilio de Orlandis, uno scultore che aveva preparato un leoncino in marmo giallo, commissionato da Vincenzo Stampa, ma che tiene in deposito una ventina di statue, di statue antiche, comprate proprio da Vincenzo Stampa. Va bene, per parentesi. Per Vincenzo Stampa, nel 1575, Vincenzo Stampa commissiona a Pierino due tetti sotto due teste di imperatori, Galba e Marco Aurelio. E Pierino muore nel gennaio, quindi muore, e noi abbiamo successivamente il fratello Angelo, con un nuovo contratto del 1776, prometteva di finire e consegnare i due petti di marmo a Vincenzo per il mese di gennaio dell'anno successivo, ma non avendo ancora eseguito il lavoro, il 23 aprile 1584, in un ulteriore contratto, si prometteva di terminarlo nel mese di luglio. Allora, Andrea, sottolineo per Andrea alcune notizie in campo più del volume alla ricerca di Pio Grande, però noi aggiungiamo altre notizie antecedenti al 1600. Allora, quindi è anche attivo nel 1576, devo correre. Allora, Andrea, quindi morto nel 1613, sepolto in Sant'Andrea delle Frate, la prima testimonianza del 1577. A proposito della eredità del fratello Pierino, che lascia agli altri tre fratelli una casa, la cosiddetta casa grande, viene stimata, e uno degli estimatori è proprio Egidio della Riviera, e l'altro è Alessandro Cassoli, sempre fiorentino, e quindi è la prima testimonianza che abbiamo. Quindi famiglia, convola due volte a nozze, la prima volta con Faustina, con Antonini, la seconda con Orvilia Pacini, questo tutti i figli, ovviamente, da tutte e due le mogli avuti, e registriamo la sua presenza nell'Università dei Marmorali in questi anni. Mi fermo solo sulle botteghe un po'. Le botteghe, da prima egli lavorerà insieme ai fratelli
nella casa paterna. La casa paterna è formata dalla casa grande e la casa vecchia. Nella casa vecchia c'era la bottega e anche vivevano con la mamma Caterina Meschini. Allora, in seguito, non avendo lui accettato la porzione di eredità della casa del fratello, che vendette ad un altro fratello, quindi dove è andata da casa? Comunque era la sua professione in un'altra bottega. Questa bottega l'ho ritrovata, si ritrovava esattamente in piazza dell'Identità dei Monti, sotto il palazzo dei signori Jacobini, l'odierna ambasciata di Spagna, dove egli lavorerà coadiuvato dai figli Pierino e Giovanni Battista e dallo stampellino fiorentino Lorenzo Pacini, che con cui lo stringerà non solo rapporti familiari avendone sposato la sorella, ma anche un lungo periodo di collaborazione. Ora, in questa voce relazione con gli artisti, volevo, ho sottolineato la rete dei legami sociali che si intrattenuti con gli artisti che hanno esercitato la stessa professione. Allora, vabbè, sono poi Giovan Battista e Peracca, che è il Bassoldo, sono testimoni, prestano su emissione per un debito contratto da Andrea, che andava sempre alla ricerca di denaro, Andrea, Tommaso della Porta, della Morte e della Riviera sono testimoni dei suoi figli. Vado subito avanti. Attività Vincenzo Stampa, nel 1586 Vincenzo Stampa commissiona ad Andrea 5 statue piccole di imperatori e il restauro di un altro petto a Natura. Per Domenico Capoferro, Domenico Capoferro ricevette pagamenti per 4 teste sopra con busti e peducci. Si tratta di un fauno, la statua di Augusto, di Lucio Vero e di Marco Aurelio. Queste statue dovevano essere portate nel cortile di Capoferro sotto Trinità dei Monti. Matteo De Panzani, illustre famiglia fiorentina, restaura una statua di Cristo e promette di accomodare una testa sopra un religione. E qui è importante, dice, bisogna rifare le braccia, eccetto le mani. Quindi ecco come i committenti intervenivano pesantemente. E la testa doveva essere lucida, proprio a gusto del committente. E, insomma, intervenivano parecchio. Poi quest'altro, Fabrizio Bonfamiglia, una famiglia del Rione Monti. E Fabrizio Bonfamiglia restaurano anche alcuni marmi e è importante una statua di e realizza una statua di Diana, un cane e un gattuso in peperino. Ecco, era il momento del gattuso. Francesco, allora Francesco è il ritrovamento dei documenti biografici di Francesco sono molto importanti, perché Francesco è, diciamo, lo scultore della famiglia, vero? Perché noi abbiamo pagamenti per il busto di Salomone sotto l'organo nel transetto di San Giovanni Laterano, ed eseguì anche un angelo nel transetto che non abbiamo ancora identificato, perché non riusciamo a trovare opere di Francesco per porre delle relazioni, e fu pagato 150 secondi. Anche qui moglie, figli, Università dei Marmorari, e c'è stato un molto aiuto il testamento che ho ritrovato del 6 dicembre 1608 per ricostruire proprio l'ambito familiare. E l'inventario ispirato dietro suo suggerimento dalla moglie. Io volevo dire che nella casa, non nella bottega, perché qui non ci sono inventari di bottega, perché le botteghe passavano da padre in figlio. Quindi. Allora c'era una testa grande di marmo di un Cristo con il busto in marmo saligno, una lupa di marmo pigio con Romolo e Remo, una venere di marmo bianco di 4 palmi in circa e un cane di peperino.
rapporto con gli altri scultori, chiamò come testimoni delle sue nozze Pippi, della morte Rivieri, Taddeo Landini. Taddeo Landini è il testimone della figlia Virginia, insieme a Maria De Pretis, che non è altro che la moglie di Niccolò Pippi da Ras, e che interviene anche più volte, viene chiamata più volte come madrina degli altri figli. Allora, il viaggio Stefanoni è un altro tipo speciale e antiquario del tempo, è parlo di una cultura nei pressi di San Macuto, luogo di riunione importante di molti antiquari, della seconda metà del Cinquecento. E Piaggio Stefanoni fa restaurare a Francesco e ad Angelo una statua di Apollo. Ma come farla restaurare? Fornendo lui i frammenti di un'altra statua sua, mette a disposizione questi frammenti. Poi acquisto dei marmi antichi con Giovan Battista, figlio di Francesco da Volterra, architetto ed esperto di antichità, acquista da Giovan Battista Giglio 19 statue, 10 tè, 10 busti, 4 teste, una cornice di marmo, molto importanti, e a detta del venditore, erano importanti, l'idolo di marmoro bianco antico dei Sabini, di 5 palmi alto, raro di molti significati, e l'aquila di marmo bianco grande antica che la città conserva sotto i piedi. Quindi questo idolo dei Sabini, se qualcuno studia questa branca, è importante. Allora abbiamo il monumento del del cardinale Pietro Paolo Parisi, Parisio, che si trova nella chiesa di Santa Maria degli Angeli dei Martiri a Roma, nel vestibolo. Quest'opera è il risultato di un lavoro collettivo fatto da Francesco, fratello Andrea con il figlio Pierino, e da questo Lorenzo Pacini, loro parente. Allora, nell'atto di confezione si precisa esattamente che l'opera doveva essere identica nella forma, nelle misure, nella qualità delle pietre a quella del cardinale Francesco Acciani, che io ho affiancato purtroppo in bianco nero, e Francesco Acciani, posto nello stesso vestibolo, che è stata dettagliatamente presentata da Gioele nel suo esauriente libro di Della Porta, opera di Giovan Battista Della Porta. Allora, gli scultori avrebbero ricevuto 80 scudi, in varie tranche ovviamente, si attennero alle indicazioni ricevute. Infatti i due monumenti, l'impianto dei due monumenti è identico sia nelle dimensioni che nei materiali. Per il busto del cardinale Parisi aspettiamo nuovi interrogamenti. Però c'è giunto a noi, purtroppo, trovare, ogni tanto viene fuori un busto dagli archivi. Allora, e c'è giunto fino a noi un disegno della collezione Windsor. Questo disegno documenta l'aspetto originario del monumento. Registra sugli spioventi del frontone due angeli con le torce rovesciate. Mancanti in ambedue i monumenti, ma in effetti Tommaso Giovan Battista Della Porta aveva ricevuto nella commissione, ci sono anche due angeli che probabilmente rimossi per adattarli alle piccole. E infine arriviamo all'ultimo fratello, Angelo è prima testimonianza nel 1974, moglie, una prole numerosa, lui sopravvive fino a 75 anni di età, lo troviamo ancora attivo sotto Urbano VIII nel 1629, quando gli sono intestati dei pagamenti a lui, al figlio Pietro Agostino. Il figlio Pietro Agostino fu allievo di Camillo Mariani e lo troviamo anche registrato nell'Università dei Marmorari. E Pietro Agostino, insieme ai fratelli
Allora, i fratelli erano Giuliano e Angelo, continuerà la professione paterna. Quindi Marmorani fu console. Allora fu console, camerlengo, vi ho messo gli allievi, relazione con gli altri artisti, rilevante il rapporto di amicizia intrattenuto con Egidio della Riviera, che fu per la famiglia Landini un punto di riferimento costante, confermato anche dai documenti che in molte situazioni lo menzionano come testimone. Allora, attività diciamo, che, diciamo quelle più importanti, va bene? Marcello Ferro, presbitero romano, era stato testimone al processo di canonizzazione di San Filippo Neri, e a Marcello Ferro vende una statua di Bacco già pronta, e però realizza poi conchiglie e altro materiale per il suo giardino, e un astrico di marmo con larme a bassorilievo sulla tomba di famiglia in Santa Maria in Vallicella. Passiamo a Ciriaco Mattei promette di tenere nette e pulite le statue del giardino e del palazzo alla Navicella, di ricomporre le parti staccate e di fare altre per 3 anni per 2 rupia di grano all'anno. Poi questo Matteo Laureio è un reverendo romano e lo paga per alcune statue. Da Marcello Vestri acquista una carrettata di marmi mischi presso San Macuto. Da Giuseppe Medici, ecco, questo volevo dire, gli commissiona delle statue particolari, forse decorative, alte 7 palmi, una zingara callata, un pantalone, una contadina e un bambino in atto di fare la riverenza con il cappello. E veniamo al monumento Spinola. Allora, il monumento, il ritrovamento del contratto d'appalto del monumento ci offre l'occasione di parlare di questo monumento completamente ignorato dalle fonti e pressoché inedito. Il contratto quindi fu redatto tra gli eredi testamentari e lo scultore Angelo Landini. Anche qui c'erano delle indicazioni ben precise. Doveva essere simile nella forma del disegno a quello di un altro monumento, anche questo ignorato, quello del cardinale d'Angers, meglio noto come de Rambouillet, nella chiesa di San Luigi dei Francesi. E si attenne ovviamente alle istruzioni ricevute e i committenti vollero che aggiungesse sugli spioventi anche 2 angeli di marmo bianco. L'opera fu pagata 200 scudi. Sono uguali nelle dimensioni e nella forma, la differenza è proprio negli angeli, e proprio in questi angeli che io ieri sera ho aggiunto, perché volevo far vedere, no? Ieri sera, soprattutto nel secondo angelo, mise in pratica tutta l'esperienza e qualità di restauratore, perché soprattutto nella capigliatura del secondo angelo ricorda molto da vicino un tipo piuttosto comune di erode funerario con le torce capovolte, frequentemente usato nella decorazione sul fronte dei sarcofagi. Anche di questo noi conserviamo un disegno sempre della stessa collezione Quinso, che è di grande nitidezza, vedete, e nitidezza nelle raffigurazioni, è molto aderente al modello. Va bene, scusate se mi sono dilungata, ma se non le dicevo qui a chi le dovevo dire, grazie.
anche può dar luogo a una cinquantina di ricerche ulteriori. Quindi non so se vuoi accennare alla discesa, non so se è un e poi abbiamo, se c'è ancora la pausa caffè, non so se è andato. Allora, volevo dirvi che martedì 26 alle ore 17 presso la Galleria Nazionale dell'Umbria ci sarà la commemorazione a 20 anni di distanza dalla morte del nostro professore Valentino Martinelli,